Le giunte itineranti che la Camera di Commercio dell'Umbria ha iniziato partendo da Città di Castello e oggi ci troviamo a Orvieto è quello di far vedere intanto la vicinanza con le imprese dei vari territori, quindi ci rivolgiamo a comprensori, dobbiamo ricordarci che i comuni in Umbria sono 92 e quindi noi cerchiamo di comprendere anche tutti i comuni andando però su territori più ampi perché oltre che a svolgersi ad Orvieto sono stati invitati tutti i sindaci del territorio dell'Orvietano. E perché questa iniziativa? Ma perché intanto è uno stretto contatto anche con le associazioni di categoria del territorio, perché noi abbiamo contatti sistematici con le associazioni di categoria regionali che possono avere sede a Terni o avere sede a Perugia, però interloquiamo chiaramente con l'ambito regionale e in alcuni casi dove non c'è il regionale con i provinciali. Però noi dobbiamo riuscire ad arrivare in tutto il territorio, quindi capire quali sono le necessità attraverso i comuni e attraverso gli stessi rappresentanti del territorio che hanno le varie imprese. Allora, noi è chiaro che pianificando dal centro possiamo anche sbagliarci perché magari abbiamo ricevuto istanze di determinati territori ma non conosciamo le problematiche del settore dell'agricoltura o del settore manifatturiero dell'area orvietana e ci interessiamo. Dobbiamo ricordarcelo anche di quello che è il tema infrastrutturale, dove è uno dei cavalli di battaglia nei quali la Camera di Commercio dell'Umbria si muove da tempo. Parliamo dell'aeroporto, parliamo della Quadrilatero, parliamo della Tre Valli, parliamo della Fano Grosseto, quindi su questo o della ferrovia dell'alta velocità, dove le Camere dell'Umbria, oggi la Camera Unica dell'Umbria, ha investito e intende investire.